Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché ci spostiamo un attimino da quella che era la campagna fondamentalmente dell'anno nuovo che abbiamo presentato con il video appena uscito, per spostarci su quello che è il succo e soprattutto anche il discorso più succoso che magari tutti stavano aspettando in questo momento. Che cosa fare con questo banner? Si pulla o non si pulla? Aspettando il nuovo personaggio o tentando in un modo o nell'altro di pullare successivamente anche il nuovo personaggio? Ragazzi, per me la risposta è sì. Questo è un banner che comunque va pullato. Cloud, da un lato, non mi va giù il fatto che abbia preso il Fire Arcanum. Ripeto, avrei voluto un nuovo personaggio o comunque un personaggio diverso per avere l'Arcanum Fuoco e quindi sfruttare magari il danno elementale in base al personaggio che ho di fronte. Però la cosa positiva è che, essendo comunque un Arcanum fisico di tipo fuoco, Cloud mi sta bene, perché comunque Cloud io già l'ho buildato elettrico, sempre fisico, quindi cambiare l'elemento ma non snaturare il personaggio e quindi non renderlo magari un magico, che sicuramente mi avrebbe reso le cose più difficili, mi sta bene sfruttarlo come fuoco, quindi DPS fisico fuoco. Discorso diverso invece per Sephiroth. Il mio Sephiroth fondamentalmente viaggia sul DPS magico. Ho una Wing Edge con Overboost 10, quindi lui è il mio top DPS ghiaccio magico. Questa chiave di DPS fisico o comunque di supporto fisico non mi fa impazzire, se devo essere sincero. È ottima l'arma, è davvero ottima l'arma, e io sono sicuro che questa sia un'arma come quella di Zac, quindi capacità di far scendere la difesa fisica, capacità di ridurre la resistenza a fuoco, ma al tempo stesso avrà lo slot materia di support materia con il boost per l'abilità fuoco. Quindi se possedete comunque un Fireblow buono e lo mettete in quello slot materia, Sephiroth farà comunque dei bei danni lo stesso. Quindi un po' come Zac è l'arma di Halloween, che abbassa la difesa fisica e la resistenza all'acqua, e ha appunto lo slot per fare più danni tramite le skill di tipo acqua, quindi o che siano fisiche o che siano magiche. La cosa positiva è che fondamentalmente grazie a questo espediente, grazie a questo escamotage, Sephiroth potrebbe diventare un dual element. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che posso pompare tutta la statistica magica di Sephiroth anche con l'elemento ghiaccio, e al tempo stesso sfruttare lo slot della materia della support materia di quest'arma per fargli fare anche danno fuoco. Quindi potrebbe comunque diventarmi, non dico un DPS magico fuoco, perché l'arma è comunque con danno fisico, abbassa la difesa fisica, però abbassando la resistenza a fuoco potrebbe aiutarmi anche con Sephiroth fuoco. Ricordiamoci che Sephiroth possiede anche la Crimson Blade, che è praticamente un'arma fuoco AOE magica. Quindi in un modo o nell'altro Sephiroth come fuoco, bene o male, riesce a produrre qualcosa di interessante. Sicuramente non interessante come un DPS Arcanum fuoco, perché ricordiamoci che comunque l'Elemental Mastery, in questo caso il Fire Mastery, ha un 15% in meno di danno tramite abilità fuoco, che viene recuperato in parte dallo slot della support materia, ma con il danno in percentuale fisso l'Arcanum è più forte. Quindi il fatto che Cloud sia comunque un Arcanum fuoco fisico mi fa sorridere a metà. Sephiroth potrebbe diventare interessante da utilizzare appunto come supporto per Cloud, perché diventerebbe sicuramente la spalla di Cloud negli stage fuoco, quindi utilizzare Sephiroth come debuffer barra secondo DPS
Cloud come main DPS e poi mettete un terzo personaggio che, almeno per quello che gioco io, potrebbe essere un Matt, dato che Matt con l'arma nuova aumenta l'attacco fisico, consente di curare AOE tramite l'ultimo slot della materia cura e poi come seconda arma possiamo avere l'imbarazzo della scelta. Possiamo avere la difesa magica, possiamo ridurre l'attacco fisico, possiamo ridurre l'attacco magico. Cioè abbiamo comunque una bella possibilità di scelta tramite Matt. È vero che Matt e Cloud un pochettino entrano in conflitto perché anche Cloud possiede l'arma per il buff AOE di difesa magica, quindi un po' Cloud e un po' Matt potrebbero effettivamente pestarsi i piedi da un certo punto di vista, però si può anche pensare al fatto che possano collaborare. Perché comunque Matt, almeno io ho preso l'arma nuova di Matt, quindi posso utilizzarlo come appunto supporto per incrementare ancora di più i danni di Cloud. Potrebbe essere un'ottima combinazione questa per farli giocare bene insieme. E Sephiroth potrebbe essere comunque la spalla che debuffa. Quindi un team, diciamo, fuoco, tutto elementale fuoco, può essere costruito molto bene. Come per esempio anche un team tuono, grazie a Red e il suo Seaside Collar, che per l'appunto fa la stessa identica cosa, quindi riduce comunque la resistenza tuono e permette a Cloud tuono di essere molto forte. Così come Zac e Cloud Marinaretto con l'arma appunto danno acqua, e praticamente anche Zac che riduce la resistenza all'acqua. Quindi Cloud effettivamente è quasi il Jolly elementale, sta diventando il Jolly elementale perché fa bei danni acqua, fa bei danni tuono e ora farà anche bei danni fuoco. Potrebbe anche essere questa una strategia di gioco, ovvero utilizzare un personaggio che incarni tutti gli elementi e in base ovviamente all'elemento viene utilizzato. Quindi in questo caso Cloud, mi serve tuono, lo buildo tuono, mi serve fuoco, lo buildo fuoco, mi serve acqua, lo buildo acqua e poi mettergli tutti i personaggi a fianco. Potrebbe essere una soluzione, così come potrebbe essere una soluzione anche avere un personaggio per ogni elemento. La cosa che io raccomando, o comunque la mia strategia di gioco, è quella di focalizzarvi, se riuscite, con una tipologia di attacco. Perché puntare a rendere i vostri personaggi sia DPS magici che fisici, magari non subito, ma col tempo si può fare, ma farlo subito è un grosso rischio. Quindi se avete un personaggio come Cloud, per esempio, che io ho pullato all'inizio del gioco e quindi l'ho buildato fisico-tuono, averlo anche fisico-fuoco non mi cambia tantissimo. Mi sarebbe piaciuto magari pullare su un altro personaggio, però capisco anche il fatto di avere un personaggio che mi possa essere comunque fisico, ma al tempo stesso fare tutti i danni. Se Sephiroth, qualora mi uscisse come danno magico di un altro elemento, potrei ottenere in questo caso Cloud come DPS fisico elementale, Sephiroth come DPS magico elementale e poi affiancargli in base all'occasione i vari personaggi per dare un supporto più all'uno o all'altro. Quindi renderli praticamente l'uno la spalla dell'altro. Quindi non so se avete effettivamente capito il mio discorso. Quindi Cloud Fire Arcanum sì, nel senso va bene, mi sta bene, mi rende felice, però ok, perché io ce l'ho fisico, quindi posso comunque continuare a buildarlo fisico. Sephiroth è un discorso un po' diverso, è vero che adesso possiedo la Dark Heaven e quindi potrei renderlo anche DPS vento fisico, però sinceramente parlando preferirei mantenerlo come DPS magico. Poi la situazione ovviamente si evolverà in base anche alla situazione che avremo all'interno del gioco, però sicuramente qui il pezzo forte è Cloud. Quindi se come me avete dei DPS fisici, puntate Cloud. Sephiroth va bene ottenere la copia dell'arma, magari anche due copie giusto per dare l'overboost e quindi utilizzarla. È anche vero il discorso che questa è un'arma che va utilizzata come arma primaria, tecnicamente, se si vuole sfruttare ovviamente il discorso fuoco. Se invece si vuole solo utilizzare come supporto per debuffare, quindi abbassare la difesa fisica e al tempo stesso ridurre diciamo la resistenza all'elemento del fuoco, può essere utilizzata anche come arma secondaria.
Questo dipenderà sempre, secondo me, lo stage, perché comunque per il debuff noi abbiamo comunque anche l'arma di Kuja, che è eccezionale per Sephiroth, che abbassa attacco fisico e attacco magico. Però se magari uno vuole utilizzare un Sephiroth full support, può per l'appunto utilizzare l'arma di Kuja come secondaria, quest'arma come primaria, e praticamente fare tre debuff potenti e anche una debolezza elementale, quindi aiutare ancora di più Cloud a fare danno, quindi potrebbe anche essere vista in quest'ottica. La cosa che ci tengo a precisare è non snaturare il personaggio, quindi se come me avete un Cloud fisico, secondo me questo è un buon banner per pullare Cloud fisico fuoco. Se non avete Cloud fisico e lo utilizzate in un'altra maniera, come anche altri ragazzi della mia community che hanno un Cloud curatore, per esempio, non so se vi conviene più di tanto. Cioè, conviene solo se effettivamente non avete elementi o comunque rimanete un po' con le spalle al muro e vi serve necessariamente qualcuno che, quando necessita la situazione, vi possa fare quel danno con quell'elemento. È anche vero che qui comunque Sephiroth, ripeto, un pochettino si salva, ma Cloud è il pezzo forte. Quindi se non vi interessa Cloud, ragazzi, non pullate questo banner. Se invece vi interessa Cloud, pullate e sperate ovviamente nella botta di culo. Detto questo, non credo di dovermi dilungare, penso che il discorso sia abbastanza chiaro. Ovviamente fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, e se volete aggiungere qualche cosa, nel momento in cui potrò vi risponderò subito nei commenti, se no avremo modo comunque di parlarne sempre in live sul mio canale Twitch, quindi vi invito comunque sia a partecipare in live, perché comunque sia parliamo spesso e volentieri anche di quello che riguarda il gioco di Ever Crisis. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!